Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere un accessorio che sarebbe da utilizzare con la Silhouette Cameo, però io lo voglio utilizzare con la Curio ed è il pen holder e questo qui è il portapenne. E sicuramente me ne prenderò un altro perché, come sapete, nella Curio abbiamo due spazi. Se vi ricordate, tempo fa io feci un video su questa pen holder. Questo è in metallo di questo. Qui abbiamo solo tre misure. Questo ne va anche una con lo spessore più grande. Però questo vi metterò il link se volete vedere del video che avevo fatto. Oggi vi faccio vedere questo appunto con la Cameo, con la Curio, scusate. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. E abbiamo le tre misure. Questa che abbiamo all'interno della base è una M. Questa azzurra è una S e questa è una L. E questa è la base dove andrà la penna. Se vedete, ha un coperchietto e questo serve per posizionare la punta in modo che non scenda troppo o che non sia troppo in alto. Ora vi faccio vedere qua come va messa. E nell'altro metterò lo stretch pen. Vi ricordate, queste sono le penne originali della Silhouette e la metterò nella Curio, quindi metterò lo stretch pen nel primo dove c'è il rosso. Poi prendo il tappino S che è questo azzurro, perché io voglio mettere questa ed è un po' sottile ed è una penna glitterata viola. Allora inserisco nel portapenne nella sua guida e metto questo nel portapenne e lo spingo fino a far uscire il tappino, se vedete. Vedete? Una volta che vediamo, rimetto il tappo, lo teniamo premuto perché deve essere pari ben chiuso e con l'altra mano chiudiamo, avvitiamo il nostro portapenne in modo che, vedete, non si muove. Togliamo il coperchino ed ecco qua la nostra penna. Ora inseriamo nell'altro dove è il cerchietto blu e blocchiamo. E ora abbiamo posizionato le nostre penne. Quindi ci vediamo nell'altra postazione. Bene, allora, come abbiamo detto, io userò il pen holder nella Curio e vedete che ho l'area lavoro della Curio. Però, ripeto, il procedimento è uguale anche nella Silhouette Cameo, solo che qui lavoro con due accessori contemporaneamente e, come avete visto nella fase iniziale, ho messo da una parte lo stretch pen e dall'altra parte vi ho fatto vedere come mettere il pen holder. Prima di iniziare a fare il lavoro, vi ricordate che nei video precedenti che ho fatto ho presentato la Curio perché era un prototipo, quindi dovevamo farla conoscere e diciamo che sull'emboss non ero proprio così soddisfatta, mentre mi piaceva come faceva l'embosser a incisione. E ho
ho anche detto che era comprensibile perché essendo una macchina nuova appena arrivata, diciamo che le cose che non vanno e quelle che vanno si vedono lavorando e col tempo miglioreranno. Sicuramente ci saranno altri miglioramenti. Per adesso già uno ne ho visto. Per esempio, hanno implementato questa, adesso clicco a caso uno per farvi vedere, hanno implementato questa icona qua delle piattaforme. Le piattaforme sono dunque il tappetino scorrevole che vi ho fatto vedere, poi se vi ricordate quelle piastre bianche in plastica per fare i livelli. Ce ne sono due con scritto numero 2 come questo, e uno sarebbe o il tappetino per l'embossero o uno per il taglio. Quindi ne fa vedere 6, però in realtà sono 5. Io non so perché hanno messo così, forse c'è anche hanno messo anche la base. Questo io non ve lo so dire perché ho provato a guardare in internet e non ho trovato niente a riguardo questo. La prova che ho fatto io, in pratica, mi è venuto, se metto tutte le piattaforme, mi viene, diciamo, inciso un po' di più. Poi dopo vi farò vedere anche il video tutorial che si stampa e si fa l'embosser. Ora io farò una scritta e per fare una scritta io ho messo piattaforma 5. Devo fare una scritta, il nome di una bimba, perché mi hanno ordinato una torta di pannolini in cui ci devo mettere anche il nome e tanti disegni. Ora vi faccio vedere come faccio, come viene scritto con due penne contemporaneamente. Quindi mi vado a prendere lo strumento testo e mi scrivo, anzi mi trovo un font un po' cicciottello, questo, e scrivo Giulia. Bene, io lo voglio fare un po' più grande di questo, quindi vado nella scala e faccio 150. Lascio spuntato blocco aspetto perché così mi inserisce automaticamente anche il valore sotto e mi viene bene sia di sopra che di sotto, cioè mi mette la misura giusta. Ok, e faccio inserire. Bene, ora io voglio metterci anche un contorno, perché io non voglio poi tagliare ogni singola lettera, ma voglio tagliare tutto insieme, quindi gli farò un contorno. Vado su offset, metto un offset esterno, metto valore 5, arrotondamento, faccio inserire questo, non facciamo rilascia tracciato perché questo lo devo togliere, e allineo ancora, metto su la mia scritta. Ora metto questo in nero, il contorno, ma questo serve a me per vedere poi nella palette livelli. Anzi, vi faccio vedere quando andrò a fare l'impostazione taglio e avanzata. Vedete, abbiamo uno nero e uno rosso. Questo nero sarà quello che mi dovrà tagliare. Ora dobbiamo fare il riempimento per far capire alla curio che mi deve colorare. Vado in questa icona qua, per prima cosa seleziono la scritta e faccio applica punteggio linea e rilievo. Vedete che mi ha messo un'altra linea blu.
e quella rossa dovrebbe essere il contorno che farò, cioè la scritta e poi il colore. Quindi vado in lascio livellatura, rilievo e livellatura. Vedete, adesso è su no, off. Io devo mettere, devo dare l'input alla curio che dentro mi deve colorare. Quindi metto linee parallele, ma potrei mettere anche questo, non ha importanza. Metto questo e così non andrebbe bene perché mi farebbe le linee così. Io lo devo riempire tutto di colore, quindi metto un valore basso e faccio 0,2. Vedete questo il colore che qui lo vedete blu, però io metto la penna viola, quindi mi colorerà di viola. Ora andiamo a vedere nelle impostazioni taglio e dobbiamo settare di conseguenza. Quindi questo il nero, vi ricordate, è quello che dovrò tagliare, quindi va per ultimo. Il rosso è dove ho messo la stretch pen, quindi va bene nel pallino rosso perché prima mi deve fare il contorno. Quindi mettiamo, clicco qui e trovo penna da bozzetto. Ok, metto come piattaforma 5, spessore metto 15, velocità lascio 10 e passo all'altra. Questo metterò ancora penna da bozzetto, però questa volta vi ricordate che ho messo il pen holder dove c'è il pallino blu, quindi deve sempre disegnare, quindi andrò a scegliere ancora penna da bozzetto. Lascerò sempre piattaforma 5 e spessore 14, anzi 15, vediamo se adesso me l'ha messo anche di là, spessore 15, ok. E infine ci sarà il taglio che metteremo. Io ho messo cartone perché è un cartoncino. Ho messo lama 3 e piattaforme lascio 5 e qui lascio tutto come vedete. Però, siccome prima dobbiamo fare il colore, questo lo spunto perché altrimenti cioè, la lama non c'è e non me lo taglierebbe, perché adesso sono già impegnati. Nel primo c'è lo stretch pen e nel secondo il pen holder, quindi questo lo attiveremo dopo. Per adesso lasciamo così e vi faccio vedere, ci vediamo nell'altro visuale che vi faccio vedere scrivere. Eccoci di nuovo qua in questa posizione, ora vediamo come scrive la macchina. Quindi noi abbiamo messo il tappetino dell'embosser perché mi scrive meglio e non si attacca tanto come nell'altro. Mi raccomando, nel software dovete mettere Curio Embossing e non Curio Taglia. Io mi metto il mio cartoncino, non ha importanza se lo metto a pari qua, io lo metto a pari in alto e inserisco io li ho messi tutti e quattro, se vedete, inserisco la mia base. Deve andare, se vedete questo, si mette a fuoco, questo taglietto qua, deve andare vicino alla guida. Quindi inseriamo il tappetino, lo portiamo fino al taglietto e spingiamo le due frecce per caricare il lavoro. Una volta caricato, andiamo a dare invia a Silhouette e vedete che ora sta scrivendo
con lo stretch pen. E ora mi sta colorando con la penna glitterata. Ora ve ne faccio vedere un po', non tutto perché altrimenti ci vuole tanto tempo. E vi garantisco che viene un effetto bellissimo, almeno a me piace tanto. Ok, ora andiamo ancora nel software e vi faccio vedere per il taglio. Ed ecco qua che abbiamo colorato la nostra scritta. Quindi cosa dobbiamo fare adesso per ritagliare? Dobbiamo togliere la spunta a E2 in alto e mettere la spunta in quello sotto e cambiare la penna stretch con la lama. Vi ricordate, l'abbiamo già settata al 3 e piattaforma 5, velocità 4 e spessore 20. Questo abbiamo lasciato come sta. Ora diamo invia silhouette e vedrete che verrà tagliata la forma. Eccoci di nuovo qua, quindi dobbiamo togliere questo e mettere la lama. Abbiamo detto che sarà nel 3 e qui è già nel 3, altrimenti vedete questo qui per cambiare il suo attrezzo apposta per cambiare nella confezione di questo. Quindi mettiamo nel dove abbiamo il puntino rosso. Chiudiamo e diamo invia a silhouette. Diamo invia a silhouette. Ora mi sta tagliando la scritta. Ed ecco qua. Ora tolgo la penna ed ecco qua la scritta Giulia ritagliata e vi assicuro, non so se si vede il glitter, è bellissima. Vedete? Bene, questo è tutto, spero di essere stata chiara come al solito. Il prossimo video vi farò vedere come si stampa e si embossa. Per ora è tutto, vi ringrazio per aver visto il mio video e ciao, alla prossima!